per superare Viola Pirazzini, ma adesso sarà decisiva la prestazione di Alice D'Amato della Brixia alle parallele asimmetriche. Vediamo se porterà a casa la squadra di Brescia anche questa sfida. Più esperta e più grande delle altre due, Shaposnikova e Kachov. Questi elementi collegati prendono una buona per il collegamento. Kip verticale, Stalder Kachov. No, attenzione! Attenzione perché adesso cambia tutto. Con la caduta bisogna risalire. Le ginnaste hanno 30 secondi per risalire l'attrezzo, quindi si sistema il paracallo, si mette ancora un po' di magnesio, si verificano le condizioni. Eccola la caduta, sembrava averlo tranquillamente impugnato, probabilmente non ha sentito il grip, ha preferito lasciare l'ostaggio e cadere sull'addome in maniera controllata. Marco Campodonico la rimette sugli staggi e ricomincia Alice. Il back seguito da una kip e un giro, una piantata Shaposnikova con mezzo giro, è di nuovo allo staggio alto. Gran volta di petto con mezzo giro in cubitale, una gran volta cubitale e una gran volta cubitale con un giro, ritorna in cubitale e dalla cubitale doppio raccolto d'uscita, bellissimo, abbondante.